ho conosciuto le, non le palestre dove mi sono sempre annoiata e stancata, ma le sale dove venivano fatti corsi a tempo di musica con un ritmo. Io non mi sono mai confrontata in quello perché ero la cicciottella, quella un pochino foderata e non mi sentivo a mio agio. Ho iniziato a muovermi fregandomene. Ho creduto in un nutrizionista, mi ha dato tanta fiducia, mi ha detto non ti abbandono, stai tranquilla che tutto questo mi toccava la pancia, tutto questo lo vedi, si leva. È molto più felice di poter andare nel primo negozio che capita e comprarsi un vestitino che possa bene a una teenager di 16 anni. E quindi mi sono interrogata su me stessa, io ho parlato con me stessa. Perché ho detto è impossibile che tutti ce la fanno, io no. Ciao ragazzi, sono Jill Cooper, benvenuti a Yes I Can, questa proprio web series dedicata alle persone che ce l'hanno fatta, che vogliono farcela e che ci mettono di tutto per cambiare vita. Oggi parleremo con Manila Ferretti e vedremo il suo viaggio, che è molto importante perché insomma ha passato di sover 100 kg a entrare nel suo peso forma, e andiamo a scoprire insieme come ce l'ha fatta. Hai tolto questi 58 kg, da quanto tempo sei stabile? Da quanto tempo sei stabile? 9 anni, sì. Vado di pari passo con l'età di mia figlia, perché lei ne ha 10, io ho iniziato qualche mese dopo, fine allattamento. Nata, aveva già partorito, la bambina era piccolina, e di lì è iniziata la sua strada, la più bella strada del mondo, perché poi ha cominciato con la sua dieta a metterci lei la testa. Sport, camminate, mangiare, tutto quanto, e oggi Manila è quella che è, la soddisfazione sua. Altra domanda, la pelle, perché molte persone dicono 58 kg, 60 kg, la pelle che si casca, che cosa hai fatto per aiutarti con la pelle? In un costume da bagno, direi mai che tu pesassi 118 kg? Nessuno se ne accorge, sono io ancora a sentirmi un pochino a disagio, ma solo perché ho delle cicatrici, magari delle smagliature in alcuni punti del corpo, perché la pelle avanti e indietro un po' di danni ci sono. Ma quello che mi stupisce le persone è che io non ho pelle che mi va, che mi ciondola, come si dice dalle nostre parti in Toscana. No, perché ho trasformato dall'aerobico all'anaerobico, ho fatto sempre tutto, non solo una cosa o troppo l'altra. E la pelle si è trasformata da sola. Io le braccia, ripeto, ritorno alle braccia perché le vedo toniche, sotto si vede il muscolo, cosa che non avevo mai visto in me. E di lei sono orgogliosissimo, cioè è un'icona, per me è un'icona, perché come si fa a prendere e da un giorno a un altro dire io cambio la mia vita? Le parti del mio corpo che ho asciugato, dalle cosce al gluteo all'addome, sono soddisfattissima e so che non mi fermerò nemmeno mai. E siamo arrivati ad avere una donna bella, magra, il suo sport che la soddisfa tantissimo, ha una famiglia speciale, e tutto questo grazie a lei e anche chi l'ha messa su quella strada. Domanda, vado oltre. Allora, oltre allo sport e alla nutrizione, hai mai utilizzato integrazione, tessuti attivi, creme? Che cosa erano gli altri, diciamo, aiuti che ti hanno aiutato a cambiare? Tutto aiuta e tutto serve. Io mi sono aiutata con le creme corpo ogni volta, prima allenamento, dopo allenamento e tuttora, ma non le mollerò mai, e l'integrazione, perché una mano serve sia a livello mentale che a livello fisico, uno sprint, una marcia in più per aiutarmi a bruciare e per ottenere prima soddisfazioni. Certo, io ho usato, posso dire cosa ho usato, Jill? Caffè verde, io non mollo, i miei 3-4 prodotti base, chiave, sono forscolina la mattina, caffè verde prima metà tarda mattina prima dell'allenamento, il garcinia cambogia e l'L-carnitina, che l'alterno un po', la faccio un ciclo di 2 mesi, poi la rimollo. Io vado avanti con quelli
poi aloe, creme, tutto, mai mollarsi. Da quando hai cominciato l'integrazione? Cioè tu hai cominciato 9 anni fa, dopo la nascita del tuo figlio, dopo l'allattamento, hai cominciato il movimento. Entro quanto tempo hai cominciato a utilizzare l'integrazione? Quando si vede, all'inizio no, perché il mio percorso è stato, avevo da buttare fuori, quindi perdevo tranquillamente. Quando iniziano a esserci i primi stop del peso, dove dici, cavolo, sono ferma, ormai è 2 settimane che non scende quel chilo, lo voglio smuovere. Con l'integrazione lo smuovi, ma nel giro già di 1 settimana, oltre ai liquidi, perdevo adipe, quindi perché quando poi andavo a fare il controllo successivo si vedeva una smossa a livello metabolico e quindi il baricentro del mio corpo si assestava sempre di più e non li ho più mollati. Alterno, vario, ma non li ho più mollati. Altra domanda, allora adesso che sei stabile, no? Riesci a anche toglierti qualche sfizio? Una bella pizza, patatine fritte ogni tanto? Cioè, riesci adesso a mangiare senza senso di colpa? O senza anche ansia? Allora sì, mangio una volta a settimana, mi concedo la pizza. Devo dire che ho litigato un po' con i carboidrati, sono sincera, perché comunque sia io poi mi sento subito appesantita, non ci sono più abituata, ma gli sfizi, il biscottino, lo zuccherino me lo tolgo, anche perché appunto ormai ho fatto della mia vita, ho cambiato talmente la mia vita che sono diventata un istruttore e quindi bruciando tante calorie al giorno, non mi fermo mai, me lo posso permettere, ho scoperto il segreto. Allora, quali sono i segreti? Diciamolo, Manila. Allora, prima mangiare moderatamente bene, ok, giusto. Brava, mangiare quello che aspetta a me col mio metabolismo e il mio fisico. Attività quotidiana, non importa quando, ma falla sempre. E per forza il peccato di gola poi te lo puoi concedere, perché il giorno dopo rivai a fare attività e sei sempre in continuo movimento e mi sento sempre in pari. Allora, l'altra cosa, i tuoi amici, tuo marito, tua figlia, hai cominciato il tuo percorso quando lei è nata, però gli amici attorno a te, che cosa ti dicono ora che ce l'hai fatta? Io mi dicono tutti, sei una grande, brava, ci sono persone che non mi riconoscono per strada, io le chiamo, le saluto, riconoscono il timbro della voce, ma sei te? Oh, cosa hai fatto? Ma che ti è successo? È un po' l'icona del dimagrimento, perché c'è gente addirittura che la ferma e non la riconosce. Cioè, dicono, ma te sei Manila? Ma sei sicura? O se no ci parlano e poi dopo un po' che ci parlano si accorgono che è lei. Quelle sono soddisfazioni grosse. Sono soddisfazioni grosse e mi fa molto piacere per lei, ma molto molto molto, perché so cosa ha passato. Tanti invece mi hanno seguito e mi sono venuti a chiedere aiuto nella mia palestra, perché vogliono avere una vita come la mia, riuscire a arrivare, perché per me, e me lo tatuerò, volere è potere e deve scattare tutto da qua. E adesso le persone, fra virgolette, non è che mi invidiano, ma mi valutano con una marcia in più, perché nessuno riesce a portare nel tempo, perché il problema non è dimagrire, Gille, si sa bene, è mantenere, perché io lo yo-yo l'ho fatto tante volte nella vita, ma lo yo-yo di 60 kg mi sono detta guai se le riprendi, e non esiste, anzi sono sempre a trasformare me stessa. Infatti quello è proprio il messaggio. Il messaggio non è come perdere i chili, è come perdere una volta per tutte. Cioè basta, interrompiamo questo ciclo vizioso. Fai questo inno ai nostri amici che ti stanno seguendo. Allora, io quando mi sento dire io non ce la faccio, no, io non riuscirò mai, per me sono tutte parole buttate al vento, dove te già ti sei prefissata che non ce la farai, perché ti autoconvinci così, ma non è vero, perché se si mangia in maniera sana, e non dico poco, sana per te stessa, perché io ho un metabolismo, la persona accanto a me ne ha un altro, ognuno il proprio, con persone competenti, e ci abbiniamo anche un giorno, 2 giorni sì, 1 no, un giorno sì, un giorno no, attività,
aerobica, variata, mai abituarsi alla stessa cosa, è impossibile non farcela. È impossibile, perché ti puoi togliere e concedere il tuo peccatino, puoi essere felice perché sprigioni tante endorfine, acquisti sicurezza e viene fuori la vera persona che è in te, capisci che tutto è possibile, però deve scattare una molla che devi volere qua dentro, perché prima di tutto è la testa, e affiancarti a persone competenti che ti possano seguire, sia nell'alimentazione, che è basilare. Io non l'ho più mollata, me la sono fatta mia, vado al ristorante, so cosa mangiare. Anche questa intervista a me mi rende orgogliosissimo di lei, perché si parla di lei, delle sue vittorie, del suo percorso che ha portato avanti in maniera esemplare. Non vogliamo dimenticare. Ho sofferto, sì, sono sincera, io sono sensibile ed ho sofferto. Vorrei che tu parlassi a quella manilla che ce l'hai fatta, che yes I can, se la voglio, yes I can, potere volere. Vai, parla con vecchia manilla. La prima cosa che mi viene da dire è che i chili non sono il benessere. Quindi così non si può andare avanti, basta, ti sei fregata di te stessa, hai mascherato quello che vuoi veramente, perché dentro di te è inutile dire io sono felice, io non sono mai stata felice, ridevo per far vedere agli altri che ero felice, ma nel mio profondo non ero mai felice, quindi credo che sia una sensazione comune, così non si può stare, non è salute, non stiamo bene, con l'età aumentano i problemi, perciò è l'ora di pensare di più a te stessa, è l'ora che ti rimbocchi le maniche e fai vedere che anche te vali, che anche te puoi, e che appunto yes I can. Per forza, il risultato arriva, abbi solo pazienza. La ripaga di tutti i sacrifici fatti, perché sono stati fatti tanti sacrifici, perché decidere di partire, allenarsi quanto si allena lei, mangiare meno, comunque ora non è che mangia meno, ma mangia tante determinate cose che l'aiutano a mantenere il suo peso, la sua forma fisica. Adesso spiegala a quella ragazza. Come ti senti oggi? Oggi, perché ce l'ho fatta, io mi sento completamente diversa. Mi alzo la mattina e sono super attiva e mi sento subito con una forza dentro, una carica, un'energia che è interminabile anche col passare delle ore. Mi sento dinamica, mi sento instancabile, sempre alla ricerca di novità. Tutto ciò che ora è di benessere, sport, beauty, io sono sempre lì, pronta a prendere il meglio da ogni cosa, perché mi ha aiutato tutto, la costanza, e non la mollerò più, non la mollerò più, cercherò sempre di essere aggiornata, ormai la mia vita è questa, ci credo, e a 50, 60 sarò ancora a fare questo tipo di vita. Io gli dico solo che brava, 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 sei il nostro orgoglio e ti amiamo tantissimo. Vita, sicuramente. Grazie Manila, ti ringrazio tantissimo. Grazie. Allora su tre fai yes I can, ok? Uno, okay. Due, tre. Yes, I can! Avete visto, Manila ha fatto un percorso pazzesco, si è riuscita a reinventarsi, appassionarsi sullo sport, fare dello sport il suo vero e proprio lavoro, e ce l'ha fatta. Yes, I can. Yes, you can. Tutti possono cambiare con la costanza, perché poi alla fine la costanza, sì, ci sono tanti modi, ci sono tanti metodi, però alla fine è una decisione che parte dal nostro cuore per cambiare, per iniziare. E così giorno dopo giorno, puntata dopo puntata, voglio presentarvi delle persone che ce l'hanno fatta e la potresti fare anche te. Baci dalla Jill e vi aspetterò alla prossima puntata su Yes I Can.